Oggi andiamo a conoscere una lezione intitolata Il diluvio è ancora su di noi. Questa mattina, come è mia abitudine, ho acceso il canale KFH. Si tratta di una stazione radio che trasmette giorno e notte, 24 ore ininterrotte. È solo bella musica classica, con solo poche interruzioni. Allo scoccare dell'ora si riceve un bollettino di 5 minuti e un bollettino meteorologico tra le 9 e le 10. C'è sempre un bel recital di pianoforte, grandi capolavori suonati da grandi artisti. Così posso sedermi con la mia Bibbia e leggere mentre ascolto la musica. L'unica interruzione che è arrivata oggi è stata una pubblicità di Herald Examiner. Stavano pubblicizzando questo giornale come l'unico nella nostra città che racconta i fatti, solo i fatti, senza fronzoli, semplici, nudi e crudi. Ecco perché dovremmo comprare quel giornale, perché è semplicemente pieno di fatti. Ebbene, questi fatti hanno fatto traboccare il mondo in episodi come il diluvio. L'uomo è effettivamente affogato dai fatti e vittima dei fatti. È nell'immaginazione che tutto vive e non nella sua attualità, non nel fatto. Se l'immaginazione non penetra i fatti, il diluvio rimane un diluvio. Ora siamo nel diluvio. Questo è il diluvio. Un uomo è in prigione, questo è un fatto, e sa che ci sarà per un certo numero di anni. Questo è un fatto. E semplicemente aspetta e spera che, in qualche strano modo, otterrà una liberazione anticipata da questa prigionia. Non usa mai la sua immaginazione, se non in modo violento per uscire, ma non per penetrare il fatto. Quando nel marzo del 1943, usando la mia immaginazione per penetrare il fatto, anche io ero in prigione nell'esercito e non volevo più farne parte. Ho semplicemente penetrato il fatto e mi sono visto a New York, nel mio appartamento con la mia famiglia. E in 9 giorni ero fuori, congedato con onore nel mio appartamento a New York. Ho scritto a un mio amico che era nell'esercito, aveva la mia età, era un freudiano, uno psicanalista professionista, ma Freud era il suo background. Quello era la sua formazione. Quando gli scrissi, raccontai in dettaglio esattamente quello che avevo fatto. Niente giri di parole. Io ho detto esattamente quello che ho fatto. Mentre dormivo fisicamente sul mio lettino in caserma, immaginavo di essere semplicemente altrove, e altrove era un punto preciso nello spazio, New York, nel mio appartamento. Io ho detto quello che facevo. Potevo sentire il letto, potevo sentire le cose di casa mia. Andai a sentire tutti gli oggetti familiari del mio appartamento. E lì diedi tutti i toni della realtà e tutta la vividezza sensoriale al meglio delle mie possibilità. Ho toccato tutto, mi è sembrato reale. E poi sono tornato a dormire. Poi ho raccontato esattamente quello che mi era successo quella mattina e 9 giorni dopo sono stato congedato con onore dallo stesso uomo che aveva respinto la mia domanda. Non ha risposto alla mia lettera. A New York veniva alle mie riunioni come amico perché era convinto che il concetto freudiano fosse vero. Diceva: «Vengo alle tue riunioni per questo motivo, Neville». Ci conoscevamo bene. Lui veniva a casa mia per cena. Io andavo a cena da lui. Vengo alle tue riunioni perché trasformi il mio pane quotidiano nella sostanza delle fate. Un po' mi piace, ha detto, ma quando ti ascolto stringo la sedia e metto i piedi ben saldi a terra per sentire la realtà e la profondità delle cose. Tu non mi porterai via con te. Mi lascerai proprio qui dove le cose sono solidamente reali, così sento il pavimento sotto i miei piedi. Mi tengo stretto mentre tu intrecci la tua storia che riguarda l'andare via nell'immaginazione. Non ha voluto penetrare i fatti. Allora, quando è uscito? Quando gli altri milioni sono usciti. Così rimase con i suoi fatti
per i 3 anni successivi. Io uscì nel marzo del 1943, lui tornò a casa nel 1946, smobilitato come gli altri milioni e milioni di ragazzi. Non poteva lasciare andare i fatti, questo è il diluvio. Non c'è un altro diluvio, siamo affogati dai fatti, vittime di essi. Ora, la Bibbia insegna questa storia di superare i fatti usando la mia immaginazione? Certamente sì. Lasciate che vi porti al 26esimo capitolo della Genesi. Se non conoscete la storia di Isacco e dei suoi 2 figli, erano gemelli, lasciate che vi rinfreschi la memoria. Nella storia si dice che Isacco aveva 2 figli, Esau e Giacobbe. Si dice che Esau era peloso e nacque per primo. Giacobbe invece, il secondo, non aveva capelli, era completamente senza capelli, mentre Esau era coperto di pelli dalla testa ai piedi ed era il primogenito. Ora ci viene detto che, allorché il padre Isacco era vecchio ed era diventato cieco, disse a suo figlio Esau: «Non posso vedere e i miei giorni sono contati. Voglio che tu vada nei campi a cacciare e che mi porti della carne di cervo ben preparata e saporita come piace a me». Ci viene detto che Rebecca, che amava il suo secondo figlio più del primo, ascoltò la conversazione tra Esau e suo padre, e poiché amava Giacobbe e voleva che ricevesse la benedizione di suo padre, raccontò a quest'ultimo quello che aveva sentito e disse: «Prendiamo uno dei capretti del gregge, lo uccidiamo e prendiamo la sua pelle e la mettiamo su di te. Così avrà l'aspetto di Esau». Giacobbe la pensava diversamente. «E se mio padre lo scoprisse?» E la mamma disse: «Lascia fare a me. Ricadrà su di me se lo scopre». E mandò Giacobbe nel campo a prendere il capretto. Quindi portò le carni ben preparate a suo padre. Arrivò rapidamente alla presenza del padre ed egli disse: «Avvicinati affinché io possa sentirti, figlio mio, se sei mio figlio Esau o no». Allora Giacobbe si avvicinò a Isacco, suo padre, che lo tastò. E allora Isacco disse a Giacobbe: «La voce è la voce di Giacobbe, ma le mani sono le mani di Esau». E poi gli diede la sua benedizione. Giacobbe era appena uscito quando Esau entrò con la sua selvaggina. Il padre disse: «Chi è venuto? Perché ho già mangiato. Chi è venuto?» Scoprì quindi che Giacobbe era entrato con l'inganno, ma disse il padre: «Gli ho dato la benedizione che spettava a te, non posso ritirarla, per cui ora è benedetto. Tutti lo serviranno perché gli ho dato la benedizione e non posso ritirarla». Cosa sta cercando di dirci questa storia? Sempre nella Genesi, in un passaggio precedente, ci viene detto dell'arca. Costruì l'arca con 3 ponti, quello inferiore, il secondo e il terzo. Genesi 6,14 e versi seguenti. Voi pensate che fosse una costruzione enorme e grande? Beh, usate la vostra immaginazione. Non potete concepire nessun edificio che possa ospitare tutti gli animali del mondo a coppie e tutti quelli cosiddetti buoni, che saranno in 7 coppie, e abbastanza cibo per nutrirli per 40 giorni e 40 notti. Semplicemente non potreste concepirlo. Tuttavia, questa è la storia. Ma ci sono 3 punti. La cosa più ovvia sono i fatti della vita. Poi c'è l'interpretazione psicologica di queste cosiddette storie. E poi la consumazione spirituale della storia. Quindi avete il ponte inferiore, il secondo ponte e poi il terzo ponte. Ed ecco un perfetto esempio del secondo ponte. Questa stanza ora è un fatto. Siamo tutti qui nella stanza, è un fatto. Ma supponiamo che io non voglia stare qui. Supponiamo che per me diventi una prigione. Posso uscirne? Se so come penetrare il fatto, se so che io sono l'arca, che tutte le cose esistono nell'immaginazione umana, come disse William Blake in Gerusalemme, e che l'immaginazione umana e Dio sono uno, nella mia immaginazione
posso penetrare qualsiasi muro. Ora posso, senza esitazioni, in un batter d'occhio, posso stare in fondo e vedere questa cosa, indicando il podio, senza un uomo davanti. Non è un problema presumere che io sia per strada e che guardo dalla strada a questa piattaforma. Ma voi potreste dire, beh, a cosa servirebbe? Ebbene, lasciatemi fare e lasciatemi sentire la realtà e la solidità della strada sotto il mio piede. E vedere questo edificio dalla strada piuttosto che guardare la strada da qui. Se lo faccio e gli do solidità, gli do quindi realtà, sarò costretto ad andarci. Questo è ciò che insegnano le scritture. Questa è la mia benedizione. Posso penetrare un fatto e penetrando un fatto posso stare dove voglio stare. Poi viene fatta la promessa. Dovunque sarà la pianta del tuo piede, quello ti ho dato. Deuteronomio 11:24. Non ti farò una promessa e non la manterrò. Te la darò e se ci può stare sopra. Così, in effetti, stavo in piedi nel mio appartamento. In realtà stavo su quel pavimento e sentivo il letto. Sentivo tutto e gli diedi realtà. E il mio amico non voleva permettersi di dormire in un posto e supporre di dormire altrove, perché questo è uno stato mentale diviso. Non voleva diventare una personalità scisa, quindi voleva essere completamente coordinato. Beh, fu coordinato per bene. Per i 3 anni successivi aveva il suo piccolo posto nella sua caserma e per 3 anni non poté uscire perché, prima di tutto, non voleva provarci, visto che avevo trasformato il suo pane quotidiano in sostanza di fata. Così non ha risposto alla mia lettera. Da allora gli ho ricordato alcune volte. Perché non mi hai risposto alla lettera? Risposta, beh, prima di tutto non aveva senso e non credo, diceva, che davvero quello che hai fatto sia stata l'unica cosa del tuo congedo. Allora lo ripeto un'altra volta e gli raccontavo di nuovo quello che era successo. Beh, sarebbe successo comunque, diceva, poi lo fai una terza volta e lo fai una quarta volta. Sai, se lo facessi 1000 volte, ti direbbe ancora, fallo ancora una volta. Succederà sempre per quanto gli riguarda, solo che non è successo perché hai fatto qualcosa. Queste cose sarebbero successe comunque. Ho chiesto, perché allora analizzi le persone e lasci che le cose accadano? Non siamo creature di circostanze, disse un uomo che porta il tuo nome perché il suo primo nome è Israele e il nome di Israele è semplicemente di Israele. Benjamin di Israele disse, l'uomo non è la creatura delle circostanze, le circostanze sono le creature degli uomini. Sapeva creare cose nella sua immaginazione. Allora gli ho detto, tu porti il nome di Israele, ma non applichi la storia di Israele. Se solo la applicassi, perché queste cose ci vengono insegnate nelle scritture. Le scritture non narrano una storia secolare. Questi eventi sono contemporanei. Non è successo migliaia di anni fa. Il diluvio è in corso. Questo è il diluvio. Tutto il mondo è inondato di fatti. I giornali importanti sono orgogliosi di stampare solo fatti, non abbelliscono niente fronzoli, solo i fatti. Quindi si comprano i fatti, si va in giro in tutto il mondo per trovare fatti spaventosi. Non nego che non l'abbia ucciso lui, non nego che non abbia ricevuto una condanna a un certo numero di anni. Ma quando la gente mi chiede qualcosa, non mi preoccupo del perché è successo. Applicherò semplicemente la mia immaginazione con amore a favore di quella richiesta. Non mi interessa cosa vi ha portato in quello stato. Sono qui semplicemente per farvi uscire da quello stato. Che cosa vuoi?
In tutta la Bibbia c'è solo questo. Cosa vuoi? La Bibbia non ha condannato nessuno. La donna colta in adulterio non è stata condannata. Cosa vuoi? Va e non peccare più. Non considerò l'adulterio come un peccato. Se lei lo ha chiamato o loro lo hanno chiamato peccato, va bene, chiamalo peccato, ma non ripeterlo se lo chiami peccato. Peccare è semplicemente sapere cosa fare, ma non farlo, questo è peccare. Così se scopro cosa fare per penetrare un fatto, andare oltre il fatto e creare una condizione per me stesso e dimorare in esso e pensare da esso invece di pensare ad esso, poiché la grande fallacia del mondo è la costruzione perpetua, l'occupazione differita, creare e creare nell'occhio della mia mente tutti i tipi di cose belle che vorrei realizzare, ma non occuparle mai. Non penetro lo stato e non ci vado proprio dentro, ma gli do una realtà tridimensionale. Ma io so, e non è difficile capirlo, che il senso del tatto è qualcosa in cui crediamo più profondamente di quanto non facciamo rispetto al senso della vista o dell'udito o dell'olfatto. Mi sono imbattuto in un sogno. C'era questo enorme pilastro conficcato nell'oceano e il ponte che prima sosteneva non c'era più. C'era solo il pilastro. Sapevo che stavo sognando e mi sono detto che se avessi tenuto quel pilastro e avessi potuto toccarlo, se mi fosse sembrato solidamente reale, cosa avrei fatto? Mi sarei aggrappato adesso, nel sogno. So che è un sogno, ma lo terrò il più saldamente possibile e mi costringerò a svegliarmi tenendomi adesso. Ebbene, l'ho fatto. Mi sono tenuto adesso con tutte le mie forze. Ho detto, ora Neville, tu sai che stai dormendo, sai che ora stai sognando, allora svegliati. E mi sono svegliato nell'acqua, tenendo effettivamente quel pilastro, e sono in piedi in quello che prima sapeva essere un sogno. Non è più un sogno, è reale. Sono in un mondo altrettanto reale, ed eccomi qui, con questo enorme pilastro in mano, nelle Indie orientali, non nelle Indie occidentali, dove sono nato. Una zona molto primitiva. Un animale è sceso sulla spiaggia, una creatura dall'aspetto strano, e in quel momento ero in preda al panico. In quel momento di grande emozione mi sono svegliato sul mio letto a New York, ma ho scoperto il segreto del sentimento. Così mi disse, avvicinati affinché io possa sentirti, figlio mio. Senti la voce, disse, la tua voce è la voce di Giacobbe. Avvicinati e fammi vedere davvero se sei Esau. Così una notte sdraiato sul mio letto, proprio qui a Beverly Hills, circa 14 o 15 anni fa, mi sono improvvisamente reso conto che stavo vedendo ciò che non dovrei vedere. Stavo guardando l'interno più meraviglioso di un hotel di lusso. Mi sembrava così. Allora la coscienza ha seguito la visione e mi sono trovato nella stanza, ma sapevo di essere sul letto. Così sono tornato al letto. Vedo ancora l'interno della stanza e sono tornato in quella stanza e sono tornato di nuovo indietro. Devo averlo fatto una ventina di volte. Era divertente entrare nella stanza ed era così reale. Poi sono tornato al letto. Mi sono detto, ora vado a esplorare, indipendentemente dalle conseguenze, vado a esplorare. Così entrai nella stanza. Sembrava di circa 30x20, ma quando vi entrai con l'intenzione di esplorare, la stanza si chiuse su di me e divenne un terzo di se stessa. Diciamo che è diventata 10x7 e ho scoperto che si trattava di un camerino di un grande, grandissima suite. Era ben fatta, ma non ancora occupato. Era lì per essere occupato, ma al momento non lo era. E ho pensato, bene, ora attraverserò la porta. Non l'ho attraversato come un fantasma,
Ho aperto la porta con la mano e l'ho oltrepassato. Ero solidamente reale. Ho camminato lungo il corridoio che era intersecato nel corridoio principale e tutte le luci erano accese. Due signore stavano scendendo lungo col corridoio, quello principale, ma sapevo che questa cosa era iniziata come un sogno e sapevo che tutte le estremità corrispondevano alle origini e quindi se l'origine è un sogno, allora questo è un sogno. Così ho detto alle signore, signore, questo è un sogno, tutto questo mondo è un sogno. Beh, hanno avuto paura di me. E chi non avrebbe paura di un uomo che appare all'improvviso in un luogo dove state camminando e vi dice che questo mondo è un sogno? Penseresti che è matto. Così hanno pensato che fossi pazzo. Essi sono allontanate il più possibile da me. Hanno camminato accanto al muro, una dietro l'altra, guardandomi con sospetto. Poi ho visto questo oggetto che pendeva dallo spazio. E mi ha ricordato un oggetto simile che avevo visto nella casa di un mio amico a North Hollywood. Così ho detto loro, guardate, vedete questo? E l'ho tenuto in mano e con mia sorpresa non era un'allucinazione, non è un'immagine della memoria, era reale, solida. Bene, l'ho tenuta e a quel punto le signore erano scese. Mi hanno lanciato un'ultima occhiata. E poi sono scappate nella stanza principale. Ed eccomi qui, in piedi da solo a reggere questa cosa. Mi sono detto, Neville, tu sai che questo è un sogno. L'origine è un sogno. La fine è un sogno. Dai, svegliati. Ho chiuso gli occhi, ma quando li ho riaperti ero ancora lì in piedi. Ho detto, come farò a tornare nella mia stanza a Beverly Hills? Non sapevo come. Non c'era nessun posto dove poter andare per riportarmi lì, ma mi sono ricordato il sentimento e il segreto. Lo sto tenendo qui, ora, ed è reale, è solido. Io sono solido, loro sono solidi. Hanno sentito la mia voce. Ho camminato e ogni passo era solidamente reale come camminare qui, ora. Allora ho immaginato che la mia testa fosse su un cuscino e quando l'ho potuto sentire sotto la mia testa mentre ero in piedi, mi sono improvvisamente sentito in posizione orizzontale e la mia testa era in effetti su un cuscino. Lo sentivo, ma ero catalettico. Non potevo aprire gli occhi, non potevo muovere un muscolo, non potevo muovere un dito. Eccomi qui, un essere vivente in un corpo morto. Allora mi sono detto, troveranno il corpo domani mattina e dovranno farlo a pezzi perché ho una polizza assicurativa e per provare che nessuno mi ha tolto la vita devono farlo a pezzi per scoprire perché ero morto. Quindi eccomi qui, non potevo aprire gli occhi, non potevo muovere la mano. In circa 15 o 20 secondi il mio mignolo riuscì a muoverlo. E potei muovere la mano in circa 15 o 20 secondi. Muovere un'altra mano. Ancora non potevo aprire gli occhi. Stavamo dormendo in un letto matrimoniale, così ho spinto la mia mano fuori, la mano sinistra, e potevo sentire il calore del corpo di mia moglie. In quel momento sapevo di essere di nuovo sul mio letto. In altri 15 o 20 secondi potei, con grande sforzo, aprire le palpebre ed ecco che tutti gli oggetti familiari sulle pareti, sullo scrittoio e tutto erano tornati alla coscienza. Allora, io mi fermo qui e domani partiamo da qui. Grazie mille. Ciao, a domani. Grazie.